Cari amici di Canale Italia Yacht Life, benvenuti in una nuova puntata dedicata al mare e alla nautica. Oggi inizia la prima di una serie di puntate televisive dedicate a come nasce una barca FIM. Vi sveleremo tutto il processo produttivo, dall'idea di realizzare una nuova barca alla consegna dell'imbarcazione al cliente. Questa prima puntata è dedicata alla fase progettuale e vi faremo vedere proprio tutto il processo progettuale, dai primi bozzetti al progetto definitivo. Lo faremo in compagnia dei titolari di Fabbrica Italiana Motoscafi, Manuela Barcella e Corrado Piccinelli, e insieme al loro progettista Paolo Ferragni. Manuela, inizio da te. Come nasce l'idea di fare una nuova barca? Allora, l'idea di costruire una nuova barca e quindi di proporre una nuova linea di imbarcazioni nasce per diversi fattori. Allora, innanzitutto, da che io e Corrado abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e quindi di costituire la Fabbrica Italiana Motoscafi, già avevamo un'idea chiara di quello che era il disegno dei nostri progetti. Abbiamo quindi iniziato con la 34 piedi, quindi inserendo sul mercato un'imbarcazione comunque di misure già notevoli e quindi inserendoci in un mercato nautico con un piccolo yacht. Dopodiché ci siamo confrontati, avendo avuto grande successo con la 340 Regina, ci siamo confrontati con il nostro designer, l'architetto Paolo Ferragni, e con tutta la rete di dealer che nel frattempo abbiamo costituito. Ognuno di noi ha portato delle informazioni, ha portato delle opinioni, ci siamo quindi confrontati ed insieme abbiamo stabilito, in questo caso, che per noi il modello giusto da proporre ora sul mercato è un 47 piedi. Quindi è importante soddisfare le esigenze del cliente e del mercato. Assolutamente, è proprio dai nostri armatori, dai clienti, da chi ha apprezzato la Fabbrica Italiana Motoscafi che arrivano le informazioni necessarie per capire qual è il target, qual è il settore, la metratura adatta da inserire in un determinato momento, in questo caso per la Fabbrica Italiana Motoscafi. Quindi una volta che il progetto, diciamo l'idea di barca è stata definita, immagino che si passa alla fase progettuale, quindi mi rivolgo al progettista Paolo Ferragni. Quindi ora che abbiamo un'idea di che tipo di barca realizzare, immagino che si inizi con una serie di bozzetti. Sì, certo. Il nostro team ha iniziato a progettare il 34 Regina insieme a Corrado Manuel, la Fabbrica Italiana Motoscafi, pensando già subito ad avere un'imbarcazione che avesse un valore nel tempo, che mantenesse il suo valore nel tempo, quindi non fosse un'imbarcazione estrema. Quindi già dai primi bozzetti, dalle prime linee, dai primi schizzi abbiamo pensato a uno scafo bilanciato, a delle forme di sovrastruttura centrate, a degli spazi molto ampi, a degli interni molto agevoli come discesa dal main deck al lower deck. Quindi tutto è stato pensato in questo team per riuscire ad avere un'imbarcazione pulita, molto instant classic, però con linee moderne e accattivanti, con dei materiali e delle vetrature, dei riflessi di luce molto decisi, che andassero a identificare subito il brand FIM, che però non avessero delle estremizzazioni che non piacessero poi al mercato. Quindi la nostra esperienza, l'esperienza di Corrado nel service e di Manuela, ci hanno portato proprio a determinare subito questo dai primi bozzetti iniziali, dei primi rendering, dei primi 3D. E questo penso che il mercato poi l'abbia ovviamente ripagato, perché appunto le vendite, il successo dell'imbarcazione hanno dimostrato poi che questi primi progetti e prime linee, insomma, sono state piuttosto azzeccate. Sì, bisogna dire che la barca è piaciuta davvero, davvero molto, io l'ho definita elegante ma sportiva allo stesso tempo. In questa fase progettuale, quando si inizia a progettare una nuova barca, si parte sempre dalle linee esterne? Allora, noi partiamo diciamo dalle forme di scafo come prima,
come prima idea, perché il nostro studio, la Ferragni Progetti, fornisce un servizio completo al cliente, che sia un cliente singolo o un cantiere. Quindi solitamente ci chiamano per sviluppare l'intero progetto dell'imbarcazione. Quindi partiamo dalle linee di scafo, che sono un elemento fondamentale che spesso viene lasciato un po' da parte, nel senso che si parte dagli interni. In realtà lo scafo è fondamentale per un'imbarcazione che deve anche stare in mare e navigare, non solo stare nei porti. Quindi anche con Corrado Emanuele abbiamo definito che la navigabilità di questo oggetto chiamato yacht fosse fondamentale, insomma, per cui siamo partiti da lì, abbiamo studiato le forme di scafo ottimizzandole, trovando un centro e un bilanciamento dell'imbarcazione abbastanza buono, in modo che nelle varie condizioni di mare non avessimo problematiche anche con onda o quant'altro, perché secondo noi l'imbarcazione deve essere utilizzata. Sembra una cosa strana da dirsi, ma molti pensano che l'imbarcazione sia ferma in porto. No, assolutamente, anche perché, come giustamente diceva lei, la barca deve navigare, lo deve fare anche quando il mare magari non è proprio piatto o è in condizioni magari di mare formato. Quanto sono importanti l'armonia e le proporzioni delle linee? Ma secondo noi è quasi tutto il progetto, nel senso che poi la scelta dei materiali molto spesso ricade anche sul cliente o sul cantiere, che giustamente deve fare le sue scelte. A noi non piace disegnare la nostra barca, ci piace disegnare la barca che serve a un cliente, che piace a un cliente o che ci ha richiesto un dealer o un cliente, e spesso ci confrontiamo sia col cantiere che con i dealer sulla scelta di materiali. Quindi questa è una cosa che lasciamo abbastanza libertà anche a chi poi acquista la barca, perché per noi è fondamentale che si senta bene sul proprio yacht durante le vacanze o durante l'utilizzo dell'imbarcazione. E riteniamo invece che le proporzioni del progetto sia una cosa che dobbiamo dare noi, apportare noi come studio al progetto barca, e quindi è fondamentale che ci siano dei centraggi, delle linee, delle pulizie di forme che il cliente riconosca o il cantiere riconosca. E per noi è moltissimo, è molto importante. E credo che il Regina abbia un po' dimostrato che non è estremizzato, cioè fare una barca estremizzata è abbastanza facile, però poi si esce un po' probabilmente da un mercato e si va in una nicchia troppo ristretta. Questa non è una cosa che non volevamo fare con Regina. Abbiamo parlato dello scafo, abbiamo parlato delle linee esterne, dell'armonia e delle proporzioni, ora parliamo degli interni. Come riuscire a soddisfare le esigenze del cliente e quelle del progetto? Questo è una fase molto difficile ultimamente, nel senso che sono talmente tanti ormai i materiali nautici, adesso anche molto dall'architettura si sta prendendo come tipologia di materiale. Una volta la nautica era un po' più separata, diciamo, dal mondo dell'architettura. Invece adesso questa cosa è fondamentale. Fortunatamente sono accompagnato da tre ragazze collaboratrici bravissime che, insomma, mi aiutano a scegliere, hanno molto più stile di me anche, e Emanuela ci ha seguito molto anche in questo, che ha molto stile e tutto, per cui riusciamo a dare, diciamo, una prima idea. Poi lasciamo molta libertà, in accordo anche con la FIM, abbiamo lasciato molta libertà ai dealer o ai clienti di scegliere poi le loro nuance, insomma i loro colori, i loro tipi di materiali, perché alla fine ti senti a casa se hai un materiale, un interno che ti accoglie, ecco, diciamo. E qual è l'elemento più difficile nel progettare una barca? Beh, sicuramente trovare questo bilanciamento di cui si parlava prima, nel senso che ogni aspetto della barca può avere delle difficoltà. Chiaramente centrare uno scafo, una navigabilità e un centraggio di pesi è una cosa molto complessa, però anche delle forme di coperta con dei passaggi laterali molto comodi o con delle cuscinerie abbastanza ampie per poterle sfruttare comodamente durante la navigazione o durante la rada, chiaramente ha delle criticità. Sicuramente il disegno del tettuccio, che in queste barche è gran parte del design del progetto, è molto complesso e molto difficile, perché deve essere armonioso con le forme della barca. Però direi che la cosa più difficile, appunto, è uniformare tutte queste cose, cioè prendere ogni singolo aspetto, ogni singola criticità e uniformarla in un bilanciamento complessivo di progetto. Ecco. La progettazione non è solo estetica, ma il design può essere anche funzionale. Sì, certo, è importantissimo che
che il design, che diciamo l'idea dell'architetto non sia solo un'idea che funzioni esteticamente, ma che poi non possa essere utilizzato, non ci sia un passaggio abbastanza largo per camminare sull'esterno della barca, o non ci sia una sicurezza, perché il design spesso non viene associato poi alla sicurezza della navigazione e tutto, ma è fondamentale. Se faccio dei passaggi strettissimi o dei pulpiti troppo bassi e tutto, creo dei rischi per chi utilizza l'imbarcazione, sia in navigazione che in rada. Quindi è fondamentale parlare anche con chi poi le costruisce, quindi appunto la Fabbrica Italiana Motoscafi mi ha dato un grandissimo know-how anche in questo progetto e ha partecipato fin dal primo minuto, insomma, a sviluppare l'imbarcazione. Ora mi rivolgo a Corrado. La sicurezza inizia in fase progettuale? Assolutamente sì. Per noi la sicurezza è un elemento fondamentale e possiamo rapportarlo con la stessa importanza delle linee guida e delle prestazioni. Abbiamo parlato di prestazioni, quindi anche le performance vengono decise in questa fase? Assolutamente sì, è tutto un mix di diversi prodotti dove tutto deve andare in armonia e deve essere tutto ottimizzato tenendo in considerazione comfort, sicurezza, prestazioni e linee estetiche. Sì, il successo del 340 Regina a livello internazionale, con quasi 20 barche vendute, dimostra che il progetto di Paolo Ferragni e le vostre linee guida sono piaciute al pubblico. Ma per il prossimo futuro possiamo aspettarci delle novità? Allora, assolutamente sì. Abbiamo infatti la nostra 47 già in fresa e arriverà proprio come regalo di Natale verso il 20 di dicembre presso il nostro cantiere. E successivamente ci sarà anche l'evoluzione della 47, che sarà una 49 coupé con delle caratteristiche anche quella molto particolari. Quindi questo 47 piedi sarà sempre walk around? Questo 47 sarà sempre walk around, sì, e con degli spazi molto ampi, con degli interni molto, molto particolari, innovativi, e soprattutto voleva andare ancora di più un'idea del comfort, del lusso e del piacere di stare a bordo sulle nostre imbarcazioni. E questa nuova barca come sarà motorizzata? Allora, la 47 sarà motorizzata con degli IPS 650 o degli IPS 800 e anche con delle motorizzazioni con dei fuori bordo, tre motori fuori bordo da 450. E quando verranno presentate queste nuove barche? Presenteremo il 47 a Cannes, a Genova dell'anno prossimo, e la 49 in anteprima, anche lei mondiale, verrà presentata a Salone di Düsseldorf nel 2023. E nel frattempo, visto che non ci piace rimanere tranquilli, con Paolo stiamo sviluppando già una 60 piedi. Ora che il progetto è definitivo, si passa alla costruzione e io vi invito a seguire la prossima puntata dedicata a come nasce una barca FIM. Io ringrazio i titolari di Fabbrica Italiana Motoscafi, Emanuele Corrado, e il loro progettista Paolo Ferragni. Per chi fosse interessato, invito a visitare il sito di Fabbrica Italiana Motoscafi per avere maggiori informazioni. Questa puntata termina qui e io vi auguro un buon proseguimento dei nostri programmi.